E dalla signora Luigia ci siamo spostati alla signora Giovanna. Sì. Bella, occhi verdi, non so se. Non lo so. Se è verde. Sono verdi. Ah, sono verdi, a volte anche azzurri. Anche azzurri. La signora Giovanna, tutto signora, che ci sta? Lei allora, che sta preparando. Come lo devo dire in italiano? Come pure. Ah, va bene, devo fare le mulignane imbottonate. Le mulignane imbottonate, sono squisite, ottime. Vabbè, questa è una ricetta di mia madre. Sì. Me la sono un po' ricordata, quindi niente, gli ingredienti, allora, devo mettere, allora, ho fatto prima un po' di olio, devo dire proprio come vengono fatte, vabbè, se no dico solo gli ingredienti, va bene, se no si perde il tempo, va bene, allora, beh, viene messo queste melanzane, cose che mi hanno appassionato, va bene? È normale, vabbè, io già le arrivo a queste cose, sono emozionata, siamo tutti emozionati, va bene, allora, diciamo il macinato, la mozzarella, poi i pomodori, un po' di pepe, un po' di sale, un uovo, detto così sembra così brutto, però vengono buone, poi e una manciata di parmigiano, poi amalgamo un po' tutto, lo metto là a forno con pan grattato e niente. Alla fine del mondo. E poi alla fine molto, cioè sono degli ingredienti poveri che si usavano in realtà. Si usano anche adesso, però prima era un po' così. Poi il racconto. Allora lei ha un racconto perché. Sì, lo voglio dire. Stavo dicendo che ci sta venendo fame perché l'ha descritto benissimo. Vabbè. Allora, il racconto. Allora, il racconto, il mio ricordo è di quando ero ragazzina, a parte che mio padre era un venditore ambulante, Maietta Antonio, si chiamava, lo voglio dire perché non c'è più e lo amavo molto. Poi alla fine lui vendiva torrone e castagne come in realtà si fa qui a Spedaletto. E niente, venivano questi pellegrini da tutte le parti di Salerno, Baronissi, Napoli, Sorrento, insomma per andare a Montevergine dalla Madonna. Però si fermavano qui a Spedaletto e quindi noi li ospitavamo. La mia nonna li ospitava, quindi venivano, dormivano da noi, facevamo loro, in realtà portavano anche il pesce, me lo ricordo, e mia nonna glielo faceva. Quindi mangiavamo, loro dormivano nelle nostre stanze, poi la mattina alle 5 si alzavano e chi per esempio davanti a casa aveva messo i carri con i cavalli, chi invece andava a piedi scalzo, cioè si alzavano presto per andare, quindi con i canti, con i balli, prima si ballava pure anche, prima nella piazzetta delle due ville che sono qui in piazza, questi balli popolari, poi tutti quanti se ne andavano a Montevergine. E quindi per me, non lo so, io ero ragazzina, li guardavo e io ero già felice, adesso sono pure felice, quindi alla fine questo. Si creavano anche dei bei rapporti, perché poi lasciavano anche l'indirizzo, perché poi mio padre, siccome non è che aveva solo la bancarella qui nel paese, andava pure in queste zone, Baronissi, con una vesparella, diciamo. E mio padre poi non lo chiamavano Antonio, la chiamavano Montevergine. È arrivato Montevergine, andate Montevergine, belle signore, scendete. E così alla fine, io ho proprio queste radici, ecco, perché ho vissuto il commercio e anche questi balli popolari, questa è l'aiuta, diciamo. E quindi viva l'aiuto. E viva l'aiuto, io sono emozionata e sono contenta anche di fare questa giornata. Felicissima, perché... Grazie a lei. Davvero. Grazie mille. Vabbè, sono un po' emozionata, vabbè. Lucia, io non lo so, io non lo so.